Vi immaginate costruire un sentiero di 100 salti in un bosco così fitto? Siamo ad Alpe Tognola per la seconda tappa del Partiride Tour. Abbiamo setappato tutto ormai e la gente piano piano si sta radunando. Ma non siamo venuti esclusivamente qui solo per il Partiride, ma per provare anche un nuovissimo trail che hanno costruito qui proprio ad Alpe Tognola. Trail unico, ragazzi, in Italia, veramente, perché ha più di 100 salti, una quantità di sponde alte 1,5 m / 2 m, incontabili veramente. E il nome è già una garanzia: Final Fantasy. Finalmente in Italia, ragazzi, esisterà un trail con sponde e salti da inizio a fine, costruiti da un rider che gira, che sa trickare, ma allo stesso tempo sarà un trail permissivo, sia per principianti sia per esperti. E non se ne vedono tanti in Italia così. Ragazzi, siamo all'inizio del nuovo trail di Alpe Tognola, Final Fantasy, e chiaramente chi poteva costruire un trail con tipo 100 salti? A uno che piace saltare, mi sa, credo. Forse. Può essere. Vai, tu mi hai detto che veramente ci sono centinaio di salti dentro qua. Sì, anche perché diciamo che in base alla velocità a cui lo prendi, fai linee differenti. Di conseguenza hai 100 salti. Ma la cosa interessante secondo me del trail, che mi diceva Mauro, è che in realtà è tipo un blu-rosso. Infatti è stato concepito in una maniera polivalente, quindi due tracciati in uno, con alcune varianti nere in realtà, perché ci sono degli sgheppi segreti, però quelli sono proprio per... da cercare. Esatto, quindi per il rider che vuole quel qualcosa in più. È stato sviluppato in maniera tale da essere percorribile ovviamente da chiunque, e in base, ripeto, in base alle velocità hai due trail completamente differenti. Lunghezza totale sono 4,7 km di nuova costruzione, più c'è un'altra parte del vecchio bike park che è stata restylingizzata, quindi siamo intorno ai 7 km. Il nome perché Final Fantasy? Il nome è Final Fantasy perché non c'è altro che usare l'immaginazione e girare, punto. Domani Partiride su questo trail direttamente, quindi facciamo il check adesso. Ricordiamo che è praticamente da giugno dell'anno scorso che si è messo dietro a costruirlo. È anche ora che i rider iniziano a usarlo. A Mauro mi diceva che appunto il primo pezzo è molto chill e il trail rimane molto progressivo. Oh. Il pettina. Oh. Qua è bello ritmico. Qua è scuola, eh. Ah, ma non c'è la catena, te. Piccoli, ah, triplabili, guarda qua. Whoop, whoop. Oh, oh. Ah, chiuso anche da una parte, giusto. Woo. Ah, attenzione, o si sdoppia dentro qui, giusto? Là si allarga. Shark fin volendo, boom. Ah, minchia, carino questo. Sei pronto a mollare? Si molla, ha detto Mauro. Oh. Tenendo conto che è ancora bello morbido, sono tranquillissimi questi. Cazzo, le curve comunque fanno paura, eh. Oh. Oh. Buon catena con la ruota dietro. Ragazzi, abbiamo fatto questo primo pezzo che anche Mauro mi ha detto che si è ispirato molto a una pump track, praticamente pump track in discesa. Invece il pezzo che arriviamo adesso, in teoria, invece è più da park flow. Ok, vediamo. Voilà. Vivo? Che cosa, sei entrato cattivo nella curva? Sì, ma sei entrato nella curva proprio. Qua è il bello, guarda, ti faccio vedere. Lì è radiciosa, sì. Cos'hai? Hai la via easy per chi noleggia o quant'altro? Linea easy, linea diciamo di H con più radici. Piccolo drop, step downino, che puoi proprio hollare da qui ed entrare così. Cioè, quanto ci metti a fare una curva? In tempi di ore, una curva così, a costruirla da zero, un'ora e mezza, due. Moltiplicalo per tutte quelle che stiamo facendo, zio cane. Più i salti, più le robe. Il nostro point giornaliero erano 75 metri al giorno di trail finito. Guarda! Vorrei una spiegazione naturalistica da National Geographic. Tutta palude, no?
E qua tira fuori tutti, si chiamano sortini. I ruscelli. Bravissimo. Però noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di convogliarli, perché giustamente per solidificare qua. Ah, quindi l'hai fatto te questo? Sono creati dei laghetti. Uno è questo, dove è stato creato un ponticello dei sospiri. E poi quell'altro di là. E quell'altro di là ha un segreto. Ah, è questo il segreto? Sì. Si salta, ragazzi, si arriva e si atterra lì. Adesso lì c'è un po' di fanghetto. Beh, però posso farlo lo stesso. Oh, ho inghiappato! La linea tecnica qua. Telecamera no. Telecamera no. Hai rotto il cazzo. Madonna, cosa cazzo è ritmica, Mauro? Bisogna fare più allenamento in palestra. Ok, entriamo nell'ultima sezione, ha detto Mauro, di questo Final Fantasy. Che figo qua. Yeah. Yo. Raga, il trail è veramente una bomba e secondo me col party ride sarà folle. Vi ricordo che quest'anno nei party ride abbiamo fatto uno step ulteriore. Come vedete alle mie spalle, ragazzi, ci sarà anche qua il King del Pantano. E in tutte le tappe ci sarà. Con la differenza, ragazzi, che qui il King del Pantano non esisteva al laghetto. L'abbiamo creato noi, grazie sempre a Massive Construction. Ah, e tra l'altro, non ve l'ho detto la scorsa tappa, ma in realtà per ogni tappa si vinceranno questi, ragazzi: biglietti VIP Pass per il Red Bull Serro Abaco di Genova di questo ottobre. Per chi non lo sapesse, quest'anno proprio a Genova si terrà una tappa mondiale del campionato Urban Downhill che ha fatto Red Bull, di cui quest'anno tra l'altro sono andato in Cile. È la prima tappa fuori dal Sud America. Se volete vincere anche voi un VIP Pass, venite alle prossime tappe. Allora, ragazzi, qui stiamo radunando pian piano la gente per il party ride. Vediamo se riusciamo a fargli far casino a questi stronzetti oggi. Oh, raga, quando droppa entrate tutti, You bet your bottom dollar, I'm a classic. 64 and Paula, yeah, yeah, be a better pro. Lead a fifth when the name is your brother. Occhio! Lui si butta dentro! Oh, che taglio un attimo! Dentro! Dentro! Adesso, tanto non c'è qua. Quando lo vediamo arrivare, stiamo tutti in silenzio, lo fissiamo tutti. Poi mettiamo giù piano piano le bici e gli facciamo un caricone della Madonna. Shh. Fermatelo! Fermatelo! Piano piano! Un po' di botte, un po' di botte! Si va? Oh, siamo già fermi! Sono all'interno, sono dentro, vai. Sono dentro. Occhio, occhio lì, occhio raga, occhio. Madonna, che sorpasso ho fatto. Guardalo, guardalo, è entrato in modalità party ride là davanti. Vabbè. 3, 2, 1, dai, yeah. Party ride. I'm one of them winning. Proposta! Trenino, dai! Andiamo piano, zio! Luff! Contento! Più casino! Sei pronto a bagnarti? Dai, è tuo! Vai!
Ragazzi, Party Rai concluso, è stata una figata della Madonna. Quest'anno, vi devo dire la verità, abbiamo deciso di fare lo step successivo per i Party Ride. Ma raga, veramente stiamo facendo degli eventi veramente fighissimi, oltre le mie aspettative. Sia proprio il momento di Party Ride Avalanche, che siamo gasatissimi, ma la sfida qui del King del Pantano, ragazzi, ci rimetterei la firma per tutti i Party Ride per rifarla. È uno sbattimento, perché ci sbattiamo a costruirla tutti i Party Ride, ma sta veramente cambiando l'evento. Io, come al solito, ragazzi, ringrazio anche Red Bull per averci fornito tutto il setup del salto e della macchina, che senza di loro non ci sarebbe anche tutto questo casino. Ragazzi, mi raccomando, in descrizione trovate sempre le magliette Party Ride ancora disponibili, quindi se volete acquistarle quest'anno, raga, spaccano di brutto. Mi sa che quando vedete questo video mancherà solo una tappa, in realtà. Raga, ci vediamo a Prato Nevoso il 3 agosto. Bella.